ricorderà di quello che è stato e quello che è successo. E quello che è successo, quello che avete fatto voi, non può essere né trascritto in una pergamena né essere messo in una targa. Questo è un momento che ci servirà per ricordarvi, che servirà per ricordare a voi quando sarete a casa. Non c'è nessuna targa e nessuna pergamena che possa tradurre nella realtà il lavoro che avete fatto qui, che possa tradurre nella realtà il ringraziamento di una comunità che si è trovata di fronte a un'emergenza terribile che nessuno di noi avrebbe mai pensato di poter vivere, dalla quale noi siamo usciti, stiamo uscendo anche perché non ne siamo ancora usciti, ma abbiamo superato la prima fase, solo perché c'è stata della gente che è venuta ad aiutarci e che lo ha fatto unendo a una indubbia capacità professionale una quota di umanità a un comune. Di questo noi vi saremo grati al di là delle targhe, al di là delle pergamene. Tutti noi che abbiamo vissuto questi momenti porteremo sempre nel nostro cuore voi che siete stati qua in ogni momento. Qua voi sarete sempre a casa vostra e credo che quando verremo a trovarvi noi saremo a casa nostra, perché il legame che c'è stato tra due comunità colpite dal terremoto va al di là di quello che c'è scritto in questo pezzo di carta. Per cui davvero io vi ringrazio, mi commuovo anche un po', non sono abituato, perché vedere la vostra disponibilità dal momento in cui siete arrivati a risolvere ogni problema, ogni contrattempo, ogni cavolata o problema enorme con la massima disponibilità e con la comprensione di tutto quello che è successo va al di là di quel rapporto di gruppo formato, organizzato per gestire le emergenze. E questo davvero di cuore e a nome di 7300 persone è solo un grande grazie. Lanciano.
sì. Il gruppo delle guardie ecologiche volontarie. Il gruppo di Madonna dell'Assunta Casal Bordino. La protezione civile Arcobaleno. Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo. Non so se l'avete sentita sul giornale, perché ha detto una roba che non ha senso.